Partorisce in una clinica odontoiatrica dopo aver percorso diversi chilometri in cerca di aiuto. La gravidanza e il parto sono alcuni dei momenti più importanti nella vita di una donna, ma sono anche processi che provocano molta ansia e stress in alcune madri, e se a questo aggiungiamo la pandemia Covid-19 che ha colpito tutti, la situazione sembra ancora più complicata. Partorire durante una crisi sanitaria come quella che stiamo vivendo genera molte paure e dubbi e sta causando scompiglio di ogni tipo in molte persone. La routine quotidiana si è improvvisamente interrotta, ma ciò che preoccupa di più è il fatto che in molti paesi non è disponibile un servizio sanitario adeguato, proprio nel momento in cui ce n'è più bisogno. Questa è la storia di una madre indiana che, in mezzo all'allontanamento sociale imposto da tutti i governi del pianeta, ha dovuto partorire in emergenza e ha dovuto percorrere a piedi almeno 7 km con il marito alla ricerca di un ospedale per vedere perché la prima volta al frutto delle sue viscere, ma era impossibile e, impantanata dalla disperazione, svenne. Nonostante la camminata senza fine, la coppia longanime non è riuscita a trovare un luogo adatto per il parto della donna. Tuttavia, durante la loro ricerca hanno trovato la cosa più vicina a un centro sanitario che soddisfaceva almeno le condizioni minime per questo scopo, una clinica dentale era il luogo dove, finalmente, il bambino ha potuto aprire gli occhi sulla vita. Fortunatamente, la Krupa Dental Clinic, nella città di Bangalore, nel sud del paese asiatico, stava appena iniziando ad aprire i battenti quando la coppia l'ha vista, e i professionisti dentali non hanno esitato un secondo a dare loro tutta la collaborazione avevano a portata di mano ed è lì che il neonato è nato felicemente. Poiché era esausta dopo aver camminato per ore, ha dato alla luce un bambino prematuro entro 5-10 minuti dal suo arrivo in clinica, ha detto il dottor Ramia, che gestisce questa clinica dentale. Dopo aver visto nascere il figlio tanto atteso, l'emozione, sommata alla fatica del lungo viaggio che ha dovuto percorrere, la madre altruista ha perso conoscenza. Nel frattempo, ad aumentare l'angoscia, il marito pensava che la bambina fosse morta di parto. È una bellissima bambina. Tuttavia, l'evento non è stato un brutto spavento e tutto il cattivo presagio si è dissipato quando i medici hanno lasciato la stanza pronti per il parto e hanno confermato ad entrambi i genitori che il bambino era vivo e stabile. Dato che non sono un ginecologo, non ero sicuro di cosa fare. Ho chiamato mio marito, che è un medico generico, ed è venuto subito, ha aggiunto Ramia. Successivamente, sia il neonato che la madre sono stati trasportati al General Hospital di Malleswaram, una zona residenziale secolare, famosa nel mondo per i suoi venerati templi antichi. Si potrebbe dire, quindi, che questo fortunato nuovo essere umano iniziò la vita in un luogo in cui la vita ebbe inizio. Questo ci insegna che una vera madre è capace di dare tutto per un bambino. Sono capaci di qualsiasi sacrificio per loro, quindi lascia che questa piccola storia sembri un tributo a colui che scrive a tutte le donne madri. Condividi questa storia con la tua famiglia e i tuoi amici, perché essere madre è un plus e per questa coraggiosa non c'era barriera in grado di frapporsi tra lei e quel primo sorriso del suo piccolo. Grazie per la vostra attenzione e il vostro supporto, iscrivendovi al nostro canale, che ci aiuterà a pagare gli studi delle mie figlie e ci motiverà anche a pubblicare più notizie e storie interessanti nella vita reale. Sostienici con un like e condividi i nostri video. Cristo ti ama e anch'io ti amo. Benedizioni.